e buon sabato, giornata come sapete che inizia con il mercato. Qui abbiamo una luna che chiede cibo, vero? Sì? Vuoi cosa vuoi? Ecco. E oggi abbiamo preso le fragole che sono un pochino borderline, troppo mature, e quindi alcune le ho già tagliate e insacchettate da così poter mettere direttamente in freezer e avere sempre disponibili, sempre buone. E poi abbiamo preso una cosa particolarissima, cioè non troppo particolare, però per noi molto particolare perché non l'avevamo mai mangiate, che sono gli agretti. Quindi ora sono proprio curiosa di cucinarli e assaggiarli. Niente, sabato in casa, abbiamo un sacco di cose da sistemare e fare. Sapete che mi piace parlarvi di aggiornamenti del loft? E io allora, ho raccontato, praticamente io vado, sopporto finché non decido che devo cambiare qualcosa e quella cosa non riesco più a sopportare, non riesco più a vivere senza. Ora sono in modalità voglio un divano, solo che è veramente, veramente difficile, complicato e nemmeno qui, in questo, sono tipo 1000 divani forse, non trovo quello che desidero. L'ho trovato quello che desidero, ma è una fucilata, costa troppo, quindi continuiamo a cercare. Complicata sul divano. Sono complicata, però rimango senza, quindi un po' scema anche. Ci siamo fermati in libreria e io ho preso altri 2 libri di Gotto che sto divorando. Avevo detto che stavo leggendo le coordinate della felicità. Vedo io. No? No, Vuoi guidare puoi tu? scrivere a tuo fianco, Ok, per sì. favore. Vi avevo detto che stavo leggendo le coordinate della felicità. Nel frattempo l'ho letto, finito, e ho letto il suo primo romanzo, che è Come una notte a Bali. Vuoi fare qualcos'altro nel frattempo? Perché? Entrare in macchina, sederti, metterti la cintura di I sicurezza. can do it. I can vlog anywhere, anytime. Oh yes. Arrivo a casa e vi parlo del libro Come una notte a Bali, perché ho Oh, beh, qualcosa da se voi dire. siamo lì. Tornati a casa questa sera, una delle nostre cene preferite da preparare insieme, parmigiani melanzane, Ma prima? Aperitivino. che si fa? Aperitivo time, che ora, essendo anche bel tempo, possiamo fare nel corsello i nostri tavolini. Yay! Ciao! Cheers. E Luna! Andeluna. Cheers.
Lo so, alcuni di voi rabbrivideranno, ma per me è troppo funzionale, anche e soprattutto perché prima, per avere l'effetto, bevevo tutta la moca di caffè, quindi 3 tazze. Ora, annacquandolo, riesco ad avere lo stesso risultato, ma ne bevo molto meno. Quindi, yay, drink up. Doccia fatta, super contenta perché ho ritrovato i miei shampoo e balsami solidi e io li apprezzo molto di più rispetto ai liquidi per questione ambientale, meno plastica, ma soprattutto dove andate? Ma soprattutto perché mi sembra che puliscono i capelli più in profondità. Sono passata a shampoo e balsami bio tanti anni fa e hanno fatto tantissima differenza nei miei capelli. Però in quest'ultimo periodo ammetto che avevamo dei shampoo e balsami normali da finire e quindi in questo periodo, gli ultimi mesi, ho utilizzato quelli per portarli a termine. Però i miei capelli non hanno risposto troppo troppo bene. Comunque, ora siamo in fase do it yourself, perché allora per mesi abbiamo avuto questo cavo attaccato a questa lampadina appeso a quel chiodo, diciamo abbastanza tremendo, quindi abbiamo deciso di farcelo da soli. Quindi ieri siamo andati a Leroy Merlin semplicemente a prendere questo binario, che in realtà dovrà stare all'ingiù così, e adesso cerchiamo di appenderlo, fissarlo al muro e... Che sto facendo? Aiuto? No, voglio dezoomare, scusate. Fissarlo qua al soffitto e attaccare i faretti e vedere se riusciamo a togliere questo schifo e illuminare decentemente l'isola. Yes. Questa cosa non mi sembra molto intelligente, caro Jimmy, però. Qui riempiamo tutto prima che... Ho capito, lo devo sparare da qualche parte. Sparalo anche dritto per dritto. Guarda. Che ombre brutte, non mi fa impazzire. Però allora, sì, c'è da dire che in questo modo effettivamente non c'è. C'è l'ombra là. Da qualche parte l'ombra c'è. Travi sono tremendo. E che? O si mette qui, ma è terribile perché ti arriva cipicchica, no, cipicchica, non si può mettere lì. Secondo me... Scusa, allora... se si mette sulla... Comunque lasciamo lì la questione luci eccetera che non ci convincono per nulla e ora... Siamo pronti ad uscire, io sono pronta ad uscire, perché andiamo a Piacenza dalla Vero! Che bello, troppo felice. E io mi sono vestita tema floreale. Yes. Gambe scoperte, ragazzi, è caldo, ma questo trencetto ci sta una meraviglia, troppo fantastico. Ora vado a prendere la torta, perché praticamente... Vicino qui al loft c'è un laboratorio di una pasticceria abbastanza famosa a Milano e le creano proprio lì nel laboratorio e quindi è diventato il nostro punto di fiducia per quando andiamo ospiti a casa di qualcuno, passiamo da là e sappiamo di fare sempre bella figura. Quindi ora vado a prenderla prima che chiuda e che si aspetto Jimmy. Il casino è l'asse, non la gomma.
Il fatto non ci sia. No, sono molto contenta che c'è una bella giornata e possiamo mangiare fuori, perché fino a... Io sono molto contenta, Niki, sei tu! Che mio topolino! Siamo tornata qua! La casa ti aspettava. Sì, ti ho preso i capelli sotto l'ascella. La cosa migliore quando me sei entrata, mi avevi detto la prima volta che sei venuta, vero cosa hai fatto alla casa? Vero che cosa è successo alla casa? Non è più come me la ricordavo. La casa. Eh sì. Ok, so che cosa state pensando. Silvia ha detto che ci avresti parlato dei libri di Gotto e poi sono andata a farti l'aperitivo. È vero, me ne sono dimenticata, quindi breve, brevissima, sarò molto... non lo sarò mai, ma va bene. Excursus su i due libri che ho già letto, e no, non parlerò del terzo che sto leggendo perché li sto leggendo tutti essenzialmente uno dopo l'altro. Allora, questo qua, Le coordinate della felicità, è essenzialmente, no, è la storia della sua vita, da quando ha deciso di cambiare vita, tutto ciò che ha fatto, ed è molto, per quanto anche mi riguarda, perché in modo diverso, perché siamo un po' arrivati alle stesse conclusioni generali, filosofiche sulla vita, però abbiamo compiuto due percorsi totalmente diversi, cioè essenzialmente io non ho viaggiato e non sono andata alla scoperta di me stessa viaggiando, ma il viaggio l'ho fatto all'interno di me. Dopo questa, raga, possiamo anche chiudere, scherzo. Mi sono ritrovata tantissimo anche per quanto riguarda poi il lavoro trovato nel mondo del digitale, tutte le opportunità che ne ha portato. Quindi è una storia vera, essendo la sua, molto, secondo me, anche di ispirazione per non accontentarsi e soprattutto, se qualcosa non ti fa stare bene nella tua vita, sappi che hai il potere di cambiarla. Una cosa molto divertente è che tantissimi temi, argomenti e a volte anche le stesse parole le ho ritrovate anche nel mio libro, quindi è stato, cioè mi sono sentita molto affine, ecco. Secondo libro, questo qua, Come una notte a Bali, quello di cui vi parlavo prima, è un romanzo e mi è piaciuto e vorrei che lo leggesse anche Jimmy, quindi glielo consiglio tantissimo e secondo me è molto bello e utile per persone che si sentono un po' intrappolate in una vita standard e... scusate, c'è un moscerino, mi è deficit, attenzione, comunque che si sentono intrappolate un po' in una vita standard e seguono le avventure di questo ragazzo che rivoluziona la sua vita a causa di determinate situazioni che sono andate a creare. L'unica cosa che non mi è piaciuta è che in questo viaggio alla scoperta di sé, che no spoiler, ma a Bali, perché cioè, è abbastanza palese, questo ragazzo... come dirlo senza dire troppo, ecco, si concentra più su altre persone, trovare a conferme nelle altre persone piuttosto che cercarle in se stesso. Ecco, io magari mi sarebbe piaciuto se fosse stato un viaggio un po' più introspettivo. E basta, vabbè, volevo dirvi queste due cose, sono libri che consiglio tantissimo, libri che sto leggendo, non so se avete notato, ma ora la mattina mi dedico tantissimo alla lettura, mentre faccio colazione, subito dopo, prima di iniziare a lavorare. È una cosa che ho incominciato a fare ormai da un mesetto e uno, sto divorando libri, e due, mi permette di veramente viaggiare con la testa e essere libera e iniziare non incanalandomi, perché una cosa che succede o mi succede molto spesso o sempre è quella di magari iniziare la giornata guardando telefono, accendendo serie TV e il mio pensiero viene tipo come se tutti i miei pensieri venissero bloccati e incanalati in un'unica direzione. E non lo so, la mattina mi piace avere la testa libera e riempirmi di parole comunque ispirazionali, libri eccetera, quindi sto apprezzando tantissimo, infatti sto divorando libri, penso di essere al settimo ed è solo maggio essenzialmente, ma sto leggendo tantissimo perché ogni
momento di pausa a casa, un momento vuoto, semplicemente anche quando vado in bagno, invece di prendere il telefono, prendo il libro, cosa che ho sempre fatto da bambina, ma avevo totalmente smesso di fare. E basta, sono libri leggeri, soprattutto i romanzi sono leggeri, però ecco, magari sì, anche da spiaggia, anche se per la spiaggia ho un altro autore, un'altra autrice che super consiglio, ma lo so, farò un video dedicato interamente ai libri e ai miei vari autori divisi per categorie, per tutto, mi sto preparando quel video, sono super super felice. E basta, io concluderei qui questo video, sono molto molto contenta di avervi fatto rivedere La Vero. Noi abbiamo un'amicizia che per me è normale, per alcuni può essere un po' particolare, cioè non ci vediamo troppo spesso, ci sentiamo il giusto e l'onesto, quindi una volta a settimana forse, ma anche per cavolate, cioè neanche per parlare in realtà, come va, come non va, che fai. Però poi quando ci rivediamo è come se non fosse passato un giorno e chiacchieriamo e parliamo veramente di tutto ed è una delle pochissime persone alle quali posso veramente dire tutto ciò che penso e non mi sento giudicata e non sento che tipo quello che le dico lei potrà mai utilizzarlo contro di me, proprio mi fido ciecamente e sono troppo felice perché credo che sia la mia amicizia di più lunga durata. Sapete che io ho viaggiato tantissimo da piccola e non sono mai riuscita a creare dei rapporti solidi, lunghi, perché tanto ogni volta che arrivavo in una nuova città io già sapevo che dopo 3 anni me ne sarei andata e quando si era piccoli non c'erano tutte queste cose, WhatsApp, Instagram per tenersi in contatto e infatti tutte, quasi tutte le amicizie che avevo creato non ho mai più sentito. Gli unici legami che sono riuscita a mantenere dell'adolescenza, diciamo, sono le amicizie dell'ultimo periodo di università, gli ultimi 2 anni a Firenze, ma appunto perché poi siamo rimasti in Italia, alcuni di noi ci siamo rivisti a Milano, quindi comunque c'era intreccio. E invece con La Vero sono da quando ho fatto la magistrale, quindi dal 2016, e sono 7 anni quest'anno, quindi troppo felice. Basta, direi che mi sono dilungata abbastanza e vi posso salutare, ho fatto tutto, ho parlato di tutto, ho fatto l'outro, quindi spero che questo video vi sia piaciuto, se così è stato lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un commento. Noi ci vediamo nel prossimo video, ciao ciao!